Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti alla guida per far funzionare Tekken 3 online, visto che molti di voi non hanno capito bene come farlo funzionare. Quindi non perdiamo tempo. E se seguirete perfettamente questa guida passo per passo riuscirete a farlo andare senza troppi problemi. Intanto faccio vedere alcune schermate per impostazioni particolari, qua i cheat e robe varie. Qua potete lasciarlo com'è, non c'è nulla da toccare a meno che non siete esperti e potete smanettarci sopra. Qua invece la configurazione che insomma non ho ben capito cosa fa, insomma non mi pare serva tanto. Insomma, allo scopo che voglio spiegarvi no, ma in caso boh, non, cioè non soffermiamoci su queste cavolate. Qua faccio vedere anche altre opzioni se magari volete cambiare qualcosa, non so. Comunque andate su quello che ho premuto ma che non riesco a vedere. Adesso quello che premerò, perché mi viene male, non lo vedo, vedo dei caratteri strani. Registrazione di merda traduttrice. Ecco, andate in lì in basso adesso su pad setting. Vi chiederà una volta che avete pronto di aprire EPS Executor. Voi premete ok e ve lo aprirà. Da qui andate su config gamepad pad 1. E qui vi si aprirà la schermata del gamepad della PlayStation 1. E da qui, premendo i vari tasti, ovviamente sulla casellina accanto, potete impostare i tasti come meglio preferite, senza troppi problemi. Ok, per come impostare i tasti ormai l'abbiamo detto. Adesso possiamo vedere un po' le opzioni a random, così tanto per gusto di farlo. Adesso vi spieghiamo come entrare in una partita. Allora, fate doppio clic. Non come ho fatto io, ho sbagliato, ho premuto tasto destro, pirla. Fate doppio clic e si aprirà questa schermata. Scegliete la ISO del gioco Tekken 3 Online e il gioco si aprirà questa schermata di KLR. Qua ci sono i vari server, dove dovete mettere nickname, mettete good, mi raccomando, e poi cercate Area Games nei vari menu. Io ce l'ho impostato come primario perché uso quello. E qua dentro potrete trovare tutti quanti noi. Di solito giochiamo sempre su sto server che ha una perfetta connessione. Fate New Game, scegliete il gioco e creerete la stanza. Qua potete scegliere il numero massimo di user, uscire dalla stanza, cliccare e se premete Start Game il gioco partirà. Eccolo qua, appunto l'ho fatto startare per farvi vedere che parte senza troppi problemi. E potete giocarci così anche in singolo, anche se non volete giocarci online. E fin qua ci siamo. Se invece volete unirvi a una partita, trovate una partita che sia libera e fate join. In questo caso la partita è già in esecuzione, quindi noi non possiamo entrare. Bisogna creare una partita con qualcuno che non abbia già stato alla partita. Ok, spero che questa guida vi abbia chiarito le idee su tutti quanti i dubbi che avevate. Se avete dubbi, scrivetelo nei commenti. Alla prossima!